Noi abbiamo ribadito e detto le cose su cui riteniamo che il governo, da quello che ci ha detto stasera, deve cambiare. Una è questa del mercato del lavoro, una è la questione delle pensioni. E il problema non è solo di mandare in pensione qualcuno che adesso dovrebbe andarci. Il problema è introdurre una pensione di garanzia per i giovani. Con un sistema così i giovani tra 40 anni non avranno la pensione pubblica. Le donne stanno pagando un prezzo pesantissimo e non gli viene riconosciuta la differenza. Così come i lavori gravosi, bisogna estendere tutti i lavori gravosi, non qualcuno, qualche fila, ma bisogna fare una discussione vera che affronti sostanzialmente questo tema. L'incontro fra noi non è andato bene. Ci sono alcune risposte parziali e positive sulla riforma degli ammortizzatori sociali, ci sono 3 miliardi, secondo noi quelle risorse sono insufficienti. Per quello che riguarda la riforma fiscale c'è un'indicazione della cifra in 8 miliardi, ma non c'è una scelta del governo su dove andranno le risorse. Da quello che ci è stato detto, il governo lascerà al Parlamento la possibilità di decidere dove impegnare queste risorse. Allora, buongiorno. Avete sentito la voce dei sindacati ieri dopo di fatto il tavolo che si è interrotto perché Draghi, annunciando che aveva un altro impegno, si è alzato dal tavolo e ha detto che insomma non era possibile apportare tutte le modifiche che i sindacati chiedono per quanto riguarda il tema pensioni. Quindi nessuna intesa su pensioni, ma neanche sulla parte fiscale. E questa è la situazione allo stato dei fatti. Avete sentito anche Landini parlare di giovani, questi giovani che curiosamente tornano in alcune fasi del dibattito della politica nel nostro paese. Poi di fatto però vi consiglio di leggere Mattia Feltri oggi sulla Stampa, che riassume così un po' il tema. Tutti parlano dei giovani, vogliono rivolgersi ai giovani, coinvolgere i giovani, mettersi in sintonia con i giovani, poi si discute delle pensioni e i giovani possono andare a farsi benedire, perché il punto è se gli anziani debbano andare in pensione un anno prima o un anno dopo, i diritti acquisiti, il contributivo, il retributivo, ma non scuote nessuno l'idea che i giovani, specie se precari, cioè quasi tutti, in pensione non ci andranno mai, se non con assegni da fame. Allora silenzio assoluto, i giovani non esistono e non è male con una previdenza prossima al dissesto finanziario, ci si mangia sopra finché si può e poi sono cavoli di chi resta. Diciamo che è il riassunto perfetto della situazione per quanto riguarda i giovani. Vi segnalo anche sulla Stampa, a questo proposito, una lettera di Elsa Fornero a Landini proprio. Landini, caro Landini, pensi ai giovani. Oggi si parla moltissimo di giovani sui giornali, soprattutto sulla Stampa, per fortuna, e ci arriveremo. Però la situazione è questa. Poi noi parleremo anche naturalmente del DL Zan. Oggi è una giornata importante, vedremo come andrà a finire. Do subito il buongiorno agli ospiti che sono con me. Gennaro Migliore di Italia Viva, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a Federico Mollicone per Fratelli d'Italia, buongiorno. E però parto da Fabrizio, dal professor Fabrizio Pregliasco. Buongiorno professore. Eccoci qua, buongiorno. Allora, a tutti. Perché a proposito di giovani e meno giovani, cerchiamo da ieri un pochino, da quando c'è stata annunciato che si va verso la terza dose di vaccino, di dare delle informazioni più chiare e semplici, ma soprattutto che possano servire possibile. Allora, andiamo verso la terza dose, no? E si sta iniziando con gli over 80, anche se c'è un po' di timore, cioè vediamo in questi giorni anche negli over 80 dei numeri che non sono proprio entusiasmanti, ecco, quindi forse bisogna rispiegare meglio agli over 80 perché è necessario che si facciano la terza dose. È importante e abbasseremo l'età via via, arriveremo sicuramente fino ai sessantenni e poi appunto si vedrà in base all'andamento epidemiologico. Questo è il punto. La pandemia si sta diffondendo come le onde di un sasso in uno stagno. Le prime onde sono quelle più pesanti, ma continuiamo a vedere altre ondulazioni che continueranno nel tempo, e in particolare questo inverno, salvo l'arrivo di altre varianti che
speriamo non arrivino più pesanti o comunque più contagiose, io penso che sarà un po' l'ultima battaglia importante per riuscire a governare e a convivere con questo virus. Quest'anno quindi dobbiamo immaginare uno scenario in cui si rialzerà ancora un po' il numero dei casi, commisti all'influenza, perché anche certo. Qui quest'anno già delle prime segnalazioni tipiche della prestagione influenzale si sono viste, cioè soggetti positivi, e questo non è bello, perché lo scorso anno, grazie a una stringenza delle azioni per contenere il Covid, l'influenza e gli altri virus meno diciamo diffusivi sono rimasti veramente a livelli prestagionali. Quest'anno invece quindi l'effetto vuoi della tipica meteorologia, ma anche del fatto che grazie ai vaccini si riesce a vivere un modo più sereno e avendo più contatti, questo è un po' lo scenario da tenere in conto. E il vaccino, lo sappiamo, come anche la malattia purtroppo, o meglio la guarigione della malattia, per i coronavirus non dà una protezione come dire, a lungo termine, e quindi è fondamentale, a mio avviso, rinforzare questa risposta e prepararsi a un inverno nel modo diciamo più attento, e quindi gestire, io spero, un effetto di onda di risalita in modo migliore rispetto ad altre nazioni che ora sono veramente decisamente in difficoltà. Parlo per esempio dell'Europa dell'Est, dove la quota di vaccinati finora è stata veramente molto limitata. Allora, diciamo anche, ribadiamo che perde un pochino di efficacia, per questo va fatta la terza dose, però riduce i rischi, questo deve essere il concetto fondamentale, è impresso nella, così, nella testa, se possibile, di tutti, che se comunque diventiamo o prendiamo il Covid da vaccinati è tutt'altra storia rispetto a chi non è vaccinato. E, professore, vogliamo anche dire proprio per questo che tra i sanitari c'è una ripresa della positività, proprio perché i sanitari sono stati i primi ad effettuare il vaccino, e in questi giorni si registra negli ospedali, nelle strutture, una ripresa di positività di sanitari positivi, ovviamente che stanno anche bene, perché proprio per l'effetto del vaccino. No, no, è importante, come giustamente ha evidenziato, il vaccino mantiene nel tempo ottimi risultati, soprattutto nell'evitare le forme più gravi, ed è questo l'elemento che è macroscopico a livello mondiale in tutte le nazioni dove si è potuto vaccinare. Quindi l'effetto permane, si riduce un po' la possibilità di proteggersi dall'infezione, infezione che decorre appunto comunque quando va male, diciamo così, nella stragrandissima maggioranza dei casi in modo lieve, senza grosse complicazioni. Però tutto questo si sta vedendo, e non a caso appunto qualche anche focolaio in alcune RSA e soprattutto a livello dei sanitari, dove l'esposizione ovviamente è più elevata e frequente. Questo è un segno di una necessità di rinforzo delle difese immunitarie. È importante ribadirlo con una vaccinazione che segua i tempi, cioè a 6 mesi. Molti si fanno degli scrupoli andando a vedere il proprio titolo anticorpale, ma dobbiamo rimarcare come il titolo anticorpale è indicativo, ma non abbiamo ancora dei parametri precisi per confermare, diciamo così, la protezione o la perdita di protezione. Gli studi sono fatti in realtà andando a valutare quanti sono le persone che cadono in malattia o comunque si infettano, ed è quindi come risultato come dire clinico, ma ancora si stanno mettendo a punto al meglio dei test per predire la protezione. Senta, poi c'è il capitolo Johnson & Johnson, no? C'è stato detto che per chi ha fatto l'unica dose con questo vaccino bisognerà necessariamente fare il richiamo. Le faccio il mio esempio: io ho fatto il vaccino di Johnson a fine maggio, siamo a fine ottobre, io quando lo devo fare questo richiamo e con quale vaccino? Allora, è importante, c'è stato un po' di comunicazione a mio avviso eccessiva, nel senso che si è detto si perde la protezione dopo 2 mesi, e questo infatti ho fatto il calcolo, ne sono passati di più, ho detto io che faccio? Esatto. Allora, è importante dire che non è una precipitazione a zero, è
una, come dire, una discesa un po' più veloce rispetto ad altri vaccini, e soprattutto si è visto che questa eventuale seconda dose suggerita da 2 mesi in poi, ma non a 2 mesi è finito tutto e bisogna dare di corsa a fare la dose, dove si è visto che quindi una seconda dose del Johnson & Johnson aumenta 4 volte tanto dopo 2 mesi e 12 volte tanto a 6 mesi il titolo anticorpale. Da qui quindi l'opportunità del richiamo per tutti coloro che hanno fatto come lei Johnson & Johnson, in pratica l'EMA sta decidendo, e l'AIFA in particolare, se anticipare un po' i tempi dei 6 mesi proprio per garantire quella protezione al meglio, diciamo, in questa fase iniziale dell'inverno dove dobbiamo essere più pronti. Però è importante appunto limitare l'effetto d'angoscia che queste sì. indicazioni hanno dato in generale. Dobbiamo fare? Perché quello è l'altro punto. Si farà il vaccino a RNA, perché in sostanza ormai l'Italia e l'Europa si fornisce solo di questi vaccini a RNA, e la cosa buona è che, e quindi come risultato diciamo finale al richiamo, è che la vaccinazione eterologa dà ottimi risultati, addirittura migliori tra virgolette rispetto a un ciclo vaccinale eseguito con lo stesso vaccino. Grazie mille professor Pregliasco, naturalmente vedremo come andrà nelle prossime settimane, però l'importante è mantenere la calma, diciamo così, e fare quello che ci viene suggerito di fare, visto che la vaccinazione sta andando bene. Grazie mille professore, buon lavoro. Arrivederci, buona giornata a tutti. Allora, giovani o meno giovani, questo discorso che abbiamo affrontato riguarda tutti, ma con maggiore attenzione, lo sappiamo ormai da più di un anno e mezzo, con le persone più fragili e più anziane. Torniamo alle pensioni, migliore. Abbiamo visto che la situazione, diciamo, non è andata bene ieri, no? Draghi si è alzato, è andato via, ha detto di più non posso concedere, e probabilmente si va verso forse uno sciopero. Ma direi che il confronto è appena iniziato, anche perché la rottura credo non possa essere considerata definitiva. C'è il passaggio in Parlamento, ci sono delle osservazioni che verranno secondo me anche riproposte. C'è bisogno di tenere presente quale è lo scenario dal quale partiamo. Partiamo da una misura populista come quella di quota 100, che ha soprattutto penalizzato le donne e ha realizzato, certamente non ha realizzato quelli che erano i suoi obiettivi, cioè quelli dell'incremento occupazionale, anzi lo ha ridotto rispetto al ricambio. Posso dire una cosa a proposito di donne? Che sì. Ieri è passata una legge importante, quella sulla parità sì. salariale. Direi di sì, diciamolo. Anche perché la ministra che l'ha portata avanti è Elena Bonetti, che è anche del mio partito, quindi sono molto orgoglioso che sia stata E anche la Gribaudo avanti. Del PD, insomma c'è certo, stato tutto certo. un lavoro. No, ma tutte le donne che hanno, io dico il titolo dal punto di vista del governo, ma è chiaro che tutte le donne che hanno lavorato, Chiara Gribaudo, che è una collega molto brava, è stata in Parlamento protagonista di questa battaglia. Ma comunque è una legge che va nella direzione nella quale dovrebbero andare anche le pensioni, perché è evidente che noi abbiamo in questo Paese una difficoltà per quanto riguarda le donne, soprattutto per ciò che riguarda la continuità contributiva. Quindi per le donne e per i lavoratori più fragili, quelli esposti ai lavori più usuranti, sicuramente bisognerà fare un intervento che garantisca anche la sostenibilità. Dopodiché noi veniamo da 11 miliardi spesi per quota 100 per far andare in pensione, figuriamoci, loro hanno tutto il diritto di aver accesso a questo tipo, di aver acceduto a questo tipo di misura, di persone che però magari nel sistema sanitario sono state addirittura richiamate in servizio, visto che poi mancavano i medici nel momento della pandemia. Quindi si tratta di capire come oggi noi realizziamo da un lato la sostenibilità, che credo sia la preoccupazione principale del governo e di Draghi in particolare, visto che dobbiamo affrontare un lungo percorso sia per la spesa del PNRR sia per l'accumulo del debito che questo ha generato, e dall'altro garantire un'equità. Credo che da questo punto di vista il lavoro del Parlamento non solo non sarà ininfluente, ma sarà assolutamente fondamentale per arrivare anche ad un punto di sintesi. Mollicone.
Beh, è evidente che c'è una spaccatura nella maggioranza. Sappiamo che la maggioranza è composta da alcune forze di centrodestra, in particolare dalla Lega, che insieme a Fratelli d'Italia e Forza Italia ha sostenuto quota 100. Oggi c'è una controriforma, cioè il ritorno alla legge Fornero di fatto, e questo ovviamente è negativo perché porta alla mobilitazione sociale in un momento di estrema delicatezza, di ripartenza, di pochi soldi stanziati sugli ammortizzatori sociali. Addirittura viene rifinanziato il reddito cittadinanza che Fratelli d'Italia ha sempre avversato perché è un disincentivo al lavoro, e non lo sostiene certo Giorgia Meloni, lo sostiene Yunus, il premio Nobel all'economia, che ha inventato e ha diffuso il microcredito nel sud del mondo, dicendo proprio che il reddito cittadinanza disincentiva il lavoro, mentre l'etica del lavoro mobilita. Per cui è chiaramente frutto di questa maggioranza e di questa gestione autoritaria da parte del Presidente del Consiglio, che in maniera un po', così direi, reale, si alza dal tavolo delle trattative dicendo: più di questo non posso concedere. Non ci sembra sicuramente l'atteggiamento corretto nei confronti dei sindacati e dei lavoratori, a cui va la nostra solidarietà, rispetto a un confronto assolutamente sensibile e socialmente delicato in un momento di grande mobilitazione delle piazze. Vorrei replicare solo su una cosa. Non si ritorna alla Fornero. Ecco, vorrei che fosse più chiaro o meno lì. Per chi ci ascolta, una cosa è il più o meno, perché ognuno poi la tira da dove vuole. Una cosa è dire si ritorna alla Fornero. Lo non spirito ritorna... è quello della Fornero, lo no, sai bene. Non si ritorna alla Fornero perché evidentemente quello che è l'attuale situazione sociale, cioè, del non paese, è questo, non torna alla Fornero, lavoreremo 5 anni, no, in più. Non è quello che dice Libero, peraltro, voglio dire, Libero, non voglio commentare, diciamo, un giornale che spesso spara titoli in questo modo. Comunque, un ottimo giornale, migliore, dovresti leggerlo di guarda, più. Io leggo tutti i giornali, diciamo, per dovere, nel caso di Libero proprio per dovere, non per piacere, ma comunque il senso di una riforma come quella che dobbiamo mettere in campo è una riforma. Voi avete sostenuto quota 100, ma quota 100 che cosa ha fatto? Non ha favorito le persone che avevano un lavoro più gravoso, ha favorito i dipendenti pubblici, non ha favorito le donne, ha favorito gli uomini, non ha favorito i giovani, perché c'è stato un tasso di sostituzione dello 0,4, quindi ogni 10 che andavano in pensione ne andavano assunti 4. Quindi la questione... Su base volontaria, poi, ricordiamolo sempre. Su base volontaria, sempre, tutto 4, insomma, il 40%. Ma non sono mai entrati qua. Ma diciamo, questo è il problema di aggiustamento di un provvedimento. Ho capito, sicuramente lo spirito era quello. Voi difendete... Poi non capisco, non difendevate i dipendenti pubblici, ora non va sì, più bene. No, noi difendiamo il lavoro, non difendiamo il fatto che ci debba essere una differenziazione. Io lo dico con grande sincerità, c'è una moglie che fa l'insegnante, eccetera, ma una cosa... Sarà contenta allora? No, una cosa è fare un lavoro gravoso, come per esempio l'insegnante dei bambini alle elementari, una cosa è fare il lavoro come il piastrellista, una cosa, penso che tu lo sappia benissimo, una cosa è stare in catena di montaggio, una cosa è essere funzionario ministeriale. Cioè, è evidente che da questo punto di vista ci sono delle differenze, perché l'età anagrafica non è l'età biologica. Questo lo diciamo da sempre e io penso che oggi dobbiamo fare uno sforzo in quella direzione. Quota 100 non ha fatto questo sforzo, non è stata una misura equa, e io penso che quando non si è di fronte a una misura equa bisogna cambiarlo andando verso l'equità. Più per le donne, più per i giovani, più per le persone che hanno lavori gravosi. Io penso che questo debba essere fatto, perché quando una coperta ha una certa dimensione la devi tirare dalla parte di chi ha più bisogno. Quindi, e anche rispetto alle reddito di cittadinanza con i sindacati, capire. Questa è una notizia. Migliore sei in distonia con i sindacati, con le posizioni io sono non solo è diciamo così, questa sinistra che prende le distanze dai lavoratori, di pensare con la mia testa, diciamo così, ma soprattutto non io è l'esa maestà avere un'opinione diversa dal cioè, sindacato. Non è che la questione ma dai lavoratori forse sì. No, allora, i lavoratori
diciamo, che tu voglia rappresentare i lavoratori, lo considero un auspicio. No, i sindacati li rappresentano. Per cui sono i sindacati che li rappresentano. Però c'è un problema, Mollicone. Io spesso penso i giovani non hanno una rappresentanza sindacale. Però. Su questo siamo d'accordo. Ecco. Allora, la mia idea, secondo me noi continuiamo a parlare solo di una quota di... Io a favore della turnover per i giovani. Non sia una rottura definitiva, spero che si possa arrivare a un accordo. Credo che la negoziazione sia una parte fondamentale del rapporto tra governo e sindacati e credo che in questa direzione si andrà. E tra l'altro il lavoro che dobbiamo fare in Parlamento va in questo senso. Senta Mollicone, in questa lunga lettera della Fornero a Landini, che dice tra l'altro sulle pensioni in pari da Lama e con le scelte impopolari che si aiutano i ragazzi, addio a quota 100 e una profonda riforma del welfare, solo così potremo ridurre la disoccupazione, e poi insomma è veramente molto articolato, 29% il tasso dei senza lavoro in Italia è tra i più alti in Europa. Allora le chiedo, secondo voi come si aiutano i più giovani ad avere magari fra 40 anni una pensione? Sì, innanzitutto... con quota 100, 103, 102, 101, che tra l'altro sembrano delle bandierine, ma che non si capisce bene il contenuto. Esatto, molto spesso diventano solo titoli per giornali, ma poi non si capisce la sostanza. Noi abbiamo sostenuto e sosteniamo quota 100 perché andava a intervenire e interviene su un tema. Questo ritorno per noi, non è un caso che la Fornero difenda la linea del governo, perché di fatto va in linea con quella che era stata la sua iniziativa. Fratelli d'Italia dice una cosa semplice: abolire il reddito di cittadinanza, che quello crea disoccupazione e disincentiva al lavoro dei giovani. Perché? Perché quei miliardi investiti nel reddito di cittadinanza, addirittura in questa legge di bilancio, vengono aumentati di 800 milioni, invece che essere aboliti, come peraltro negli incontri di vertice con Fratelli d'Italia, Draghi aveva detto di essere anche, diciamo, abbastanza contrario al reddito di cittadinanza, ma che per motivi di maggioranza di governo non poteva cambiare. Tant'è vero che ha accettato la proposta di Fratelli d'Italia di abolire il cashback. Perché abolire il reddito di cittadinanza? Perché disincentiva al lavoro, perché non si trovano, i giovani preferiscono avere un reddito a 500, 600, 700 euro piuttosto che un lavoro, e investire quei fondi sul cuneo fiscale, un cuneo fiscale vero che permetta alle aziende di assumere. Questa è la chiave di volta per rilanciare l'occupazione giovanile e l'occupazione in genere in Italia. Bisogna dare alle aziende che sono in ripartenza, oltre ai legittimi sostegni, perché ci sono molte aziende che hanno a che fare ancora con la CIG, con la cassa integrazione e così via, creare anche con il decreto dignità. Esatto, creare non è semplice assumere con il decreto dignità. Bisogna semplificare e defiscalizzare e aumentare, creare un vero cuneo fiscale con i soldi che ci sono del reddito di cittadinanza, che per noi va abolito totalmente. Tranne quindi i casi, spostare le risorse da lì a lì, creare un cuneo fiscale e permettere alle aziende di assumere a costo zero, perché così si crea lavoro. Reddito di cittadinanza nella parte che riguarda il lavoro, perché poi invece sul sostegno alla povertà siamo tutti d'accordo. È sparito il vostro referendum sull'abolizione del reddito di cittadinanza? No, ma perché si sta cambiando. Allora, la questione... Io chiedo perché sapevo che c'era un referendum. No, c'era un referendum che è stato lo strumento per ottenere il cambiamento del reddito di cittadinanza. Questo è il tema fondamentale. È peggiorato, infatti. No, non è peggiorato. Ci avete messo altri 800 milioni. Però, Mollicone, io non ti interrompo, quindi... Prego. La questione che vorrei innanzitutto comunicare a chi ci sta ascoltando è che questo governo, che io sostengo e Mollicone avversa, è un governo che ha, per una, diciamo, coincidenza non fortunata, ma dovuta alla capacità del Premier e della sua squadra di farlo diventare molto autorevole anche a livello internazionale, ha per una volta il compito di spendere e non di tagliare. Noi partiamo dalla possibilità di spendere 23 miliardi, il che vuol dire che dobbiamo decidere come spendere questi soldi. Questo non era accaduto negli anni precedenti, perché negli anni precedenti la prima cosa che si doveva pensare è dove tagliare. Questo vuol dire, sinceramente, che chi sta all'opposizione di questo governo non si rende conto che questo paese sta ripartendo grazie a Draghi. Seconda questione, come si allocano queste risorse? Noi pensiamo che la cosa principale da fare sia innanzitutto ridurre la tassazione su chi lavora
E questo sarà effettuato con un taglio del cuneo fiscale piuttosto che con un intervento sulla riforma fiscale e dell'IRPEF. Questo verrà deciso anche attraverso la discussione in Parlamento. Terzo, la questione del reddito di cittadinanza. Noi che abbiamo proposto un referendum per introdurre il tema che altrimenti sarebbe stato blindato dalle bandierine, così come era quota 100 per la Lega, anche per il Movimento 5 Stelle, noi ci troviamo nella situazione come che bisogna estendere e modificare il rapporto che il reddito di cittadinanza ha con le persone che hanno bisogno di un sostegno al reddito. E quindi la parte che sostiene la povertà deve essere garantita perché è un'estensione del reddito di inclusione che era stato introdotto da Renzi. Ma soprattutto bisogna trasferire ai servizi sociali dei comuni la possibilità di gestione in modo tale che non ci sia più quell'abuso che viene determinato anche dall'incapacità di controllare quali sono stati i fondi erogati. E in questo senso il pezzo relativo alle politiche attive del lavoro io non l'ho mai condiviso. L'abbiamo contrastato all'epoca e su questo possiamo anche essere d'accordo con Mollicone, che non è l'abolizione totale del reddito di cittadinanza, ma è la modifica profonda della parte che riguarda in particolare le politiche attive del lavoro, che vanno destinate a una riforma del welfare molto più sostanziosa e capace di incentivare anche le assunzioni con le decontribuzioni, con il fatto che ci possa essere magari un investimento in particolare in questo momento nelle regioni del sud Italia. Insomma, avere un'idea, anche perché lì era stata soprattutto destinata la misura del reddito di cittadinanza, un'idea di redistribuzione che sia rivolta alla crescita dell'occupazione. Ma questo non è avvenuto e viene stato dato a terroristi, addirittura a jihadisti, a chi si è macchiato di reati gravi anche come l'omicidio, i due fratelli che hanno ucciso Willy lo percepivano. Ma questo lo sappiamo, infatti quindi, perciò non siamo d'accordo. Questo fa parte di tutte le strutture. Quando noi diciamo abolizione, diciamo proprio finanziamento del cuneo fiscale da 13 miliardi, oggi è circa qui 5 miliardi, proprio per creare nuovo lavoro. Nuovo lavoro. Questo... Adesso ci torniamo dopo la pubblicità, tra poco. Negli ultimi mesi, ogni volta che ho avuto occasione di incontrare dei giovani, sono rimasto colpito dal loro idealismo, dalla loro capacità, dalla loro dedizione. Penso ai giovani diplomatici che mi hanno accompagnato durante la mia prima visita internazionale a Tripoli, ai medici e agli infermieri che ho conosciuto a Bergamo e al centro vaccinale di Fiumicino, ai campioni dello sport che ho avuto il piacere di ricevere a Palazzo Chigi, ma penso anche ai tanti che mi scrivono per raccontare le proprie paure e le proprie ambizioni. Con tutti loro, con tutti voi, voglio prendere un impegno. Dopo anni in cui l'Italia si è spesso dimenticata delle ragazze e dei suoi ragazzi, sappiate che le vostre aspirazioni, le vostre attese sono al centro dell'azione di governo. Allora, così ieri Draghi ai ragazzi, sappiate che le vostre azioni, le vostre aspirazioni sono al centro dell'azione di governo. Questo è interessante, è un concetto che Draghi aveva già espresso nel famoso discorso al meeting, e però adesso bisogna verificare se davvero è così. Forse magari pensando a questa frase Draghi si è alzato ieri da quel tavolo. Do il buongiorno ad altri ospiti che ci hanno raggiunto. Maria Cristina Pisani, Presidente del Consiglio Nazionale Giovani, buongiorno. Buongiorno a voi. E poi vedo già pronto in collegamento Sergio Izzi. Sergio Izzi è un navigator, il fantomatico buongiorno. Navigator di cui tanto si parla e poco ne vediamo, invece oggi è interessante, ci racconterà come si svolge il suo lavoro e anche quali sono state le difficoltà oggettivamente in un periodo non proprio semplice per cercare e offrire lavoro. Comincio da lei, Pisani, ci crede che i giovani sono al centro dell'azione di governo?
Noi l'abbiamo misurato, in realtà, lo abbiamo misurato ad esempio attraverso la valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, facendo anche tra l'altro una comparazione tra il testo poi presentato dal governo Draghi e approvato e la bozza presentata dal precedente governo, e attraverso una valutazione di quelli che erano stati gli stanziamenti, sebbene manchi in entrambi i piani un pilastro dedicato alle giovani generazioni, così come in realtà una risoluzione del Parlamento europeo raccomandava, nel testo approvato, appunto nel testo presentato dal governo Draghi, lo stanziamento è aumentato dal 2% all'8%, che è uno stanziamento in linea con la media anche europea. Faccio un esempio: noi abbiamo fatto una comparazione, non ci siamo comparati ad altri paesi come la Germania, ma ad altri paesi, per esempio la Spagna o la Grecia, che condividono con noi gli altri tassi di disoccupazione giovanile e anche l'alto numero di NEET. Ebbene, facendo un confronto anche con lo stanziamento per i giovani fatto da altri paesi, il nostro paese per la prima volta si colloca in una media europea. Ovviamente parlo dell'8% facendo riferimento soltanto alle misure direttamente generazionali, perché poi all'interno del PNRR ci sono una serie anche di interventi trasversali che potrebbero, ovviamente questo dipenderà anche dall'attuazione del piano stesso, impattare ulteriormente sulle giovani generazioni. Quindi sì, rispetto diciamo al passato, soprattutto il nuovo piano nazionale di ripresa e resilienza ha segnato un cambio di passo e ha iniziato a guardare le giovani generazioni con anche delle modalità di definizione delle politiche pubbliche. Questo lo dico perché noi abbiamo spinto molto per avere in Italia uno strumento che in Europa in realtà non esiste, se non in Austria, che è stato il primo paese ad introdurre lo Youth Check, che è uno strumento che permette, ad esempio in questo caso all'Austria e da qualche settimana anche all'Italia, perché è stato istituito con un decreto in questo caso del Ministro per le politiche giovanili, permette di che cosa fare? Per la prima volta di valutare ex ante l'impatto delle politiche sulle giovani generazioni, cioè noi dovremo essere in grado di capire ancor prima di mettere in campo queste politiche che impatto le stesse potrebbero avere sulle giovani generazioni. E questo, è davvero chiudo, è a mio avviso un bel cambio di passo, perché per la prima volta iniziamo a lavorare con le giovani generazioni, perché di questo comitato fanno parte anche le giovani generazioni, e per le giovani generazioni avendo soprattutto degli obiettivi di lungo e medio termine. Cosa ne pensa del dibattito sulle pensioni, sullo stato dell'arte, su quello che è accaduto fino a ieri sera, proprio che riguarda il tema pensioni, un tema che insomma va detto ai più giovani interessa ben poco, perché quando provi a parlarne ti dicono: non so di che cosa parli, tanto io la pensione non l'avrò mai. In realtà c'è un forte senso di sfiducia. Noi abbiamo fatto un'indagine anche per capire qual era la percezione dei giovani, anche la conoscenza rispetto al nostro sistema previdenziale. C'è un'enorme sfiducia non soltanto sull'età pensionabile, di cui si parla forse anche troppo, ma e poco invece, e questa è la sfiducia maggiore, sull'assegno pensionistico, perché sanno di ovviamente far parte di un sistema contributivo in cui ovviamente la centralità è data dal lavoro, e in assenza ovviamente di un lavoro ovviamente di qualità, ma anche di un lavoro continuativo, sanno di avere delle prospettive previdenziali ovviamente poverissime. E rispetto a questo noi abbiamo sempre detto una cosa: che non si può pensare che il mercato del lavoro abbia un numero di posti fissi stabili. Questo perché? Perché molto spesso anche rispetto alle giovani generazioni si è creato uno scontro generazionale, anche quando si parlava di pensionamento anticipato, come se accompagnare all'uscita alcune fasce d'età del nostro paese nel mercato del lavoro significasse automaticamente far entrare le giovani generazioni. In realtà noi sappiamo così, ce lo dimostrano anche le esperienze, non sappiamo che non è così, ce lo dimostrano anche le esperienze europee, e per due semplici ragioni. La prima, ce lo dice l'Istat, la composizione ovviamente demografica del nostro paese e anche formativa è completamente diversa, per cui faccio riferimento alle giovani generazioni. Questa generazione ha delle formazioni e ovviamente dei percorsi anche formativi completamente diverse da quelli ad esempio delle generazioni precedenti, faccio l'esempio anche dei miei genitori. La seconda, questi giovani entrano in un mercato del lavoro completamente diverso da quello della generazione precedente, tanto da essere stati
definiti la prima generazione più povera dei propri genitori. E questo ci dovrebbe portare a pensare quindi che, ad esempio, l'anticipo appunto del pensionamento non determinerà necessariamente un ingresso di nuove leve nell'ambito del mercato del lavoro. Per favorire invece l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro c'è bisogno di modificare alcune politiche attive del nostro paese. Faccio l'esempio di Garanzia Giovani. Garanzia Giovani è stato uno strumento che ha funzionato nella prima fase. Sappiamo oggi però che col passare del tempo il nostro paese ha rilevato due criticità. Il primo, quello ad esempio di non essere in grado di in qualche modo individuare gli inattivi, e dall'altra parte di non aver saputo controllare le aziende che hanno fatto un uso distorto di questo strumento. Perché? Perché lo hanno utilizzato come una manodopera a basso costo, di fatto. Quindi ci sono una serie di strutture sulle quali noi dovremmo incidere per favorire un ingresso maggiore, quindi ridurre il numero di disoccupati giovani all'interno del nostro paese. Allora, non so se Mollicone velocemente voleva dire una cosa, poi questo, saluto anche Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Sulle pensioni, comunque, volevo dire, ero molto d'accordo con quello che diceva la Pisani. Sì, la Pisani. E in particolare per questo Fratelli Italia ha proposto con il nostro collega Rizzetto una PDL per la quota 41 che è prevista dalla legge di bilancio del 2017 e che prevede però di estenderla a tutte le categorie, perché dopo 41 anni di lavoro è giusto che ci sia la possibilità di andare in pensione non solo per i precoci e i lavoratori che fanno lavori usuranti, a prescindere dal lavoro. Questa è la proposta di Fratelli Italia ufficiale. Però questo non ha un costo poi. Questo ha un costo che va mediato con le formazioni, con le politiche attive che diceva Pisani, che noi vediamo essere considerate con un vero cuneo fiscale che garantisce quello appunto che veniva richiesto, e cioè l'assunzione a costi fiscali abbattuti di nuove generazioni. Approfitto e poi così do la possibilità migliore anche di replicare. Bello, fa il conduttore. Io volevo far sentire Gianni Trovati, migliore se consente. No, solo per curiosare il servizio di Draghi sui giovani e sul PNRR. In realtà non c'è una missione, neanche nel nuovo PNRR, dedicata specificatamente ai giovani. C'è un aumento di risorse, ma sono risorse divise in più missioni, genericamente attribuite. E faccio presente però che da noi è stato aumentato all'8%, mentre in Spagna è il 12% lo stanziamento. Ecco, diciamo che quell'8% ancora non è stato declinato bene. Non è dedicato ai giovani, quindi c'è un po' di narrazione su questo. Anche Draghi talvolta cede alla narrazione contiana. E soprattutto in Spagna, ad esempio, c'è un esempio spagnolo che lo stanziamento del PNRR per i giovani è del 12%. Pisani scuote la testa, contrario, Trovati arriva. Ho ascoltato le parole della signora Pisani, penso, ma voglio solo chiosare questo, che se hanno fatto uno studio non è una narrazione contiana. No, io parlavo del servizio del giornale di Draghi. Conte aveva fatto il 2%, Draghi l'8%. Non c'è una missione sui giovani migliore, tu lo sai. Allora, Gianni, fatemi sentire Gianni Trovati se questa missione sui giovani c'è o no. Di fatto c'è una spaccatura tra i sindacati e la riforma e il tavolo abbandonato ieri da Draghi. Sì, allora buongiorno, ma al di là delle etichette della missione sui giovani, sai, di missione sui giovani, sulla carta etichette. Se ne possono fare una maria. Quello di cui hanno bisogno i giovani, che poi sono una categoria che non esiste naturalmente, perché non sono tutti uguali, comunque quello di cui c'è bisogno è l'aumento del tasso di occupazione, l'aumento dell'investimento in formazione e in formazione tecnica specialistica. Queste cose nel recovery plan, nel PNRR ci sono, ma non c'è un automatismo, non è che se io investo dico di investire X miliardi sui giovani, poi i giovani stanno meglio. I giovani, come tutti gli altri, stanno meglio in un paese che cresce di più e che ha soprattutto un tasso di occupazione, di partecipazione al lavoro molto più alto di quello che abbiamo noi. Ci sono circa 15 punti che ci separano dalla media europea. Il tasso di occupazione è particolarmente basso in Italia per i soggetti, diciamo così, più deboli sul mercato del lavoro, che sono tipicamente le donne e i giovani. Per questo servono una platea di strumenti molto diversi fra di loro. Alcuni ci sono già,
nel recovery, altri invece sono in discussione. Faccio un esempio, si sta parlando di un sistema di incentivazione fiscale per quello che, con orrendo termine burocratico, si chiama il secondo percettore di reddito, vale a dire se in una famiglia, uomo e donna, generalmente una coppia giovane con figli piccoli, lavora l'uomo, non lavora la donna, a un certo punto, o viceversa, e nulla lo vieta naturalmente, la famiglia si organizza in modo tale per avere un secondo reddito, quindi anche chi, il componente che non lavorava, si mette a lavorare. Il fisco italiano attualmente fa di tutto per convincerlo a non farlo, perché il suo trattamento fiscale è esattamente uguale a quell'altro, non esiste nessun tipo di correttivo per quel che riguarda, diciamo, la situazione familiare, e quindi il carico fiscale sul secondo percettore di reddito è tale per cui o uno, diciamo, o ha un'occasione professionale particolarmente rilevante, oppure ha proprio voglia di lavorare perché per varie ragioni, o se no il fisco sostanzialmente italiano gli dice: ma guarda, pensaci bene, forse ti conviene stare a casa. All'interno del cantiere del cosiddetto Family Act anche di questo si è parlato, ed è importante che questo accada. Poi io sulle etichette giovanili o giovanilistiche date alle missioni di investimento eccetera ci credo poco, perché spesso questo serve a come dire, nascondere il fatto che non ci sono non abbiamo risorse o idee per fare politiche più strutturali, allora ci inventiamo una bella missione per i giovani. Molto spesso questa roba qui è marketing. Quindi non c'è. Allora, prima di andare in pubblicità, e naturalmente Sergio, riprendo da lei dopo la pubblicità, vi leggo anche il post di poco fa di Matteo Renzi, che dice che i sindacati attacchino il governo sulle pensioni dimostra ancora una volta come parte dei dirigenti di questo paese pensi solo a chi è già garantito e non ai giovani. Tanto il conto lo pagano sempre i nostri figli, per me ha ragione Mario Draghi e non Maurizio Landini. E va bene, mi sembra insomma in linea con il pensiero che ha sempre avuto. Andiamo in pubblicità e poi torniamo. Dal reddito di cittadinanza ho chiesto al presidente Draghi maggiori controlli veri, e poi a monte, non a valle, quindi controlli prima, non dopo, perché ci sono troppi furbetti del reddito. E quindi anche una decurtazione di questi soldi per chi rinuncia a una sola offerta di lavoro. L'obiettivo è di garantire un sussidio a chi non può lavorare, andando progressivamente a eliminarlo per chi non vuole lavorare. Quindi garantire un sussidio ai inabili, disabili, ai caregiver, a coloro che accudiscono dei disabili, per carità di Dio. Però noi stiamo garantendo un sussidio a un esercito di gente che dice di no ai contratti veri per lavorare in nero e sommare due redditi, che è assolutamente inimmaginabile. Quindi su questo penso che l'ascolto sia e l'interesse siano notevole, lo vedremo nel documento, perché aumentano i controlli, aumentano le detrazioni, e abbiamo chiesto anche un sistema per una riduzione progressiva e mensile dell'importo mese per mese, perché è un disincentivo al lavoro, ormai è diventato un disincentivo al lavoro. Ecco, così Salvini sul reddito di cittadinanza e sulle modifiche che si stanno apportando. Sergio Izzi, buongiorno di nuovo. Navigator, buongiorno, no? Buongiorno a lei. Allora, vorrei che intanto lei ci spiegasse qual è il suo lavoro, esattamente cosa fa. Certo, allora io vengo dalla provincia di Foggia, siamo in 3.000 più o meno in tutta Italia, abbiamo vinto un concorso nel 2019, e siamo coloro che in qualche modo assistono i beneficiari del reddito di cittadinanza dal momento in cui percepiscono il reddito fino al probabile inserimento nel mondo del lavoro, diciamo a 360 gradi, dall'assistenza, dalla mera assistenza nel redigere un curriculum, come ben sapete,
a favorire un incrocio con le offerte di lavoro disponibili e quelle che noi stessi cerchiamo di reperire tra i contatti con l'azienda, oltre ad altre attività collaterali legate al beneficiario, quali la possibilità di offrire offerte formative per quelli di bassa scolarizzazione, di bassa formazione, come ben sapete, sia all'eventuale collegamento con i servizi sociali e quindi con i progetti di utilità collettiva dei comuni e il collegamento appunto con gli assistenti sociali dei comuni per la valutazione continua e costante delle capacità lavorative del beneficiario. Questo è quello che è scritto nella legge, nei contratti in qualche modo. Ecco, quante persone è riuscito a collocare, diciamo così, da quando lei fa questo tipo di lavoro? Nella sua esperienza? Allora, le rispondo fortunatamente con i dati che la Corte dei Conti e l'INPS nel giro dell'ultimo mese hanno praticamente messo, quindi i beneficiari del reddito sono 3 milioni in Italia. Una parte sono affidati ai centri per l'impiego, circa la metà, 1,5 milioni, e l'altra parte ai servizi sociali. Quindi i servizi sociali, in base a quello che sentivo in studio, già oggi gestiscono assolutamente i fondi del reddito di cittadinanza, non è tutto per i centri per l'impiego. Quindi noi abbiamo gestito circa la metà dei beneficiari, 1,5 milioni, e la Corte dei Conti dice quindi che coloro che hanno un'occupazione, hanno trovato un'occupazione, sono 350.000. E attualmente hanno ancora un contratto attivo 193.000. È chiaro che non si può stabilire un nesso tra l'attività del navigator e coloro che hanno trovato un posto di lavoro, perché lei mi ha fatto la domanda diretta. Io le posso dire che ho assistito 500 beneficiari, però nel momento in cui io avvio il beneficiario al colloquio di lavoro, quindi l'ultimo step utile, io non ho un ritorno, un feedback, perché la gestione delle assunzioni resta soprattutto in campo alle aziende. Però io le parlo dei dati, perché questi dati sono molto importanti, dottoressa Tortora, perché su di noi, ecco, ci tengo a dire che noi non facciamo parte di una bandierina, noi siamo dei professionisti che hanno vinto un concorso. Esatto. E quindi per noi possono parlare i dati. Di questi 350.000, soprattutto chi ha una responsabilità istituzionale, deve sapere che la metà di questi posti di lavoro rientrano in 4 solo regioni del sud: Puglia, Campania, Sicilia e Calabria. Quindi senta, la metà. Lei ha vinto un concorso, no? Che tipo di contratto ha e quanto guadagna, se posso chiederglielo? Se no non mi risponde. Allora, tranquillamente. È pubblico. Guardi, sì, noi abbiamo un contratto di collaborazione, prima di tutto, che scadrà il 31 dicembre, dopo la prima proroga. Guadagniamo in base alle possibili detrazioni e deduzioni quanto è previsto al contratto collettivo nazionale, perché guadagniamo quello che è giusto che altre professioni come le nostre guadagnano in questo paese. Quindi siamo in un range di tanto io non siamo meno di 2.000 euro al mese. Okay. Questo è sicuro. E al 31 dicembre che le accade? Scade il contratto? Al 31 dicembre, ecco, con la famosa bandierina di cui le parlavo, noi andremo a casa, ma il reddito di cittadinanza continuerà ad esserci. Quindi noi siamo passati per diversi mesi e raramente, ecco, come in una trasmissione come questa abbiamo la possibilità di rispondere, come il capro espiatorio di un fallimento dove ciascuno legittimamente può avere la sua posizione. Però è giusto informare I suoi ospiti e i cittadini che ci seguono a casa, che dal 31 dicembre noi andremo a casa, ma il reddito di cittadinanza continuerà ad esserci, quindi dovranno esserci comunque delle persone che dovranno offrire questo servizio. Esatto, questo volevo capire. E ricadrà totalmente sui centri per l'impiego, che sono già in carenza di personale. Cioè, lei va a casa, al suo posto ci sarà un'altra persona che prenderà il suo contratto. Questo non è detto, perché il personale, ci sono i contratti delle regioni. In questo contesto, dottoressa, quindi c'è una carenza di personale, c'è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quindi con il programma GOL, che i suoi ospiti conoscono bene, che affidano 4 miliardi ai servizi, alle politiche per il lavoro, e quindi è una scelta legittima di campo della politica di prendere 3.000 professionisti che sono già formati, mandarli a casa quando queste persone potrebbero
aiutare anche, le ricordo che questo è un servizio pubblico, la politica del lavoro, dei centri per l'impiego, in sinergia con le regioni, è un servizio che viene offerto. Scusi, io Sergio non sono un'esperta, però diciamo che vivo con delle persone che lavorano e hanno vari tipi di contratti. Le faccio questa domanda. Lei ha vinto il concorso, ha avuto 2 anni di contratto, se non sbaglio. Lei per caso va a casa per effetto del decreto dignità? No, io non vado a casa per effetto del decreto di dignità per un semplice motivo, perché non ho un contratto di lavoro dipendente, ho un contratto di collaborazione. Collaborazione che dura proprio 2 anni. Sì, però anche diciamo quindi, chi ha contratti a tempo determinato per 2 anni, poi la fine è quella. Certo. Cioè, diciamo che così, è il grande fallimento del decreto. E anche il decreto dignità, diciamo, è stato fatto dalla stessa parte politica e voluto. Quindi dignità, alla fine, però, come vedete, si è creato un circolo vizioso che colpisce giustamente, dice Sergio, tutti indistintamente. Noi ho vinto un concorso, svolgo il mio lavoro, però alla fine si ritroverà probabilmente come tutti gli altri. Dottoressa, sì. io ci tengo a dirle, dottoressa, soprattutto ai suoi ospiti che sono appunto due legislatori, dal 1 gennaio 2022 tutta la nostra attività, a meno che qualcuno voglia fare una riforma in atto, andrà avanti. Quindi noi mandiamo 3.000 persone a casa, ma il servizio di assistenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza deve continuare. Siccome i due suoi ospiti sono di varie estrazioni, possono chiedere anche ai centri per l'impiego, alle regioni, anche alla virtuosissima Veneto, vedo lì che è il collega di Fratelli d'Italia, che assolutamente la nostra collaborazione, la nostra sinergia con le regioni e quindi con i centri per l'impiego è assolutamente concreta e efficiente. Quindi dal primo gennaio si troveranno soltanto i dipendenti dei centri per l'impiego a gestire questo servizio con il programma di garanzia occupazione. Non sono tutti il Veneto, con i centri per l'impiego non sono tutte regioni virtuose, esatto. Mettiamola così, Sergio, a dir la verità. Io ne ho nominata una. Basta andare in giro anche per Roma. No, assolutamente, ma questo io ne ho nominato il Veneto semplicemente perché l'onorevole Mollicone chiaramente è critico e il Veneto è una regione dove il suo partito è in maggioranza e quindi può chiedere ai suoi rappresentanti cosa pensa del supporto nostro delle attività oppure ai vicende per l'impiego. Questo ho detto. Allora, sentiamo Migliore, poi Mollicone e poi naturalmente anche... Cioè, nessuno mette in discussione la professionalità di chi è stato chiamato. Certo. Anche con un contratto di collaborazione, anche perché voi siete stati chiamati ad applicare una legge. Certo. Il problema non è la vostra professionalità e la capacità che avete messo in campo per mettere semmai riparo a quelli che erano i guasti della legge. Cioè il problema principale è come è stato interpretato questo reddito di cittadinanza, perché l'idea secondo la quale si doveva creare un reddito di cittadinanza per favorire le politiche attive per il lavoro, anche dai numeri che ha dato lei, ha dato un esito insufficiente. Ma mica perché voi non eravate capaci. Io sono per l'aumento dell'occupazione, figuriamoci se penso che voi dobbiate perdere il lavoro come navigator, probabilmente dovrete essere riassorbiti all'interno dei centri per l'impiego o cose di questo genere, perché avete maturato anche un'esperienza sul campo e io penso che l'esperienza, quando si matura, deve essere anche valorizzata. Ma il tema fondamentale sul quale noi non siamo d'accordo è come sia stato strutturato questo meccanismo. Siccome l'idea di fondo era sosteniamo con il reddito coloro i quali sono in attesa di lavoro in maniera sostanzialmente indefinita, perché poi non arrivava la prima, non arrivava la seconda, non arrivava la terza proposta di lavoro, anche perché c'era un problema di ricettività del mercato del lavoro, bisogna incentivare il fatto che il mercato del lavoro sia capace di restituire quella forza anche di attrazione occupazionale che in questo momento non ha. Questo è il problema, non è la sua professionalità. Ci tengo a sottolinearlo. Mollicone. Sì, io su questo sono d'accordo con Migliore, a sorpresa, nel senso che io capisco che avendo il contratto in scadenza, e devo dire a questo punto magari anche meritano anche solidarietà, perché
è l'ulteriore dimostrazione del fallimento di una, del reddito di cittadinanza, perché se noi siamo contrari, noi diciamo che il reddito di cittadinanza deve andare solo a chi è povero, a chi non può lavorare, a chi ha troppi minori da mantenere, non a persone, a ragazzi attivi che devono cercare lavoro e devono essere messi in condizione di trovarlo. Detto questo, se c'è, è ovvio che se poi tu smantelli quella rete che hai ideato per andarlo a gestire, detto sinceramente, se il ragazzo che insomma, fa il navigator fa una semplice divisione fra tutti i miliardi stanziati per il reddito di cittadinanza in questi anni e i 350.000 posti di lavoro, insomma, il risultato è assolutamente scarno e assolutamente fallimentare. Questo è un giudizio economico, no. È un giudizio economico, non è un giudizio. Per noi è anche un giudizio di merito, ma è un giudizio soprattutto economico. C'è un fallimento che non è dei navigator, è un fallimento delle politiche previste dai governi dall'inizio legislatura fino a quello attuale, che addirittura ha aumentato di altri, quasi un altro miliardo, su una iniziativa come quella del reddito di cittadinanza, che è assolutamente fallimentare. Bisogna trasferire questi fondi nelle politiche attive, dando il cuneo fiscale, alimentando il cuneo fiscale alle aziende e permettendo di creare nuovi posti di lavoro. I navigator che hanno diciamo, ormai creato, si sono creati una professionalità in questo, magari possono essere anche assorbiti e ovviamente non mandati a casa, perché anche quelli sono posti di lavoro e quindi hanno, insomma, sono professionalità che possono essere tutelate. Però detto questo, rimane il giudizio, che so di essere anche identico da parte di Migliore, assolutamente negativo sul reddito di cittadinanza. Va abolito così com'è, va garantito un reddito per chi non ha la possibilità di lavorare, per chi è veramente povero, ma per tutti gli altri vanno create le condizioni per creare lavoro. Volevo chiedere una cosa al ragazzo Sergio. Intanto quanti anni ha Sergio? Quanti anni ha? Allora, sì, io non sono un ragazzo sociale, la ringrazio, ho 38 anni. 38. Mi dà soltanto 30 secondi per dire una cosa. Se mi dice anche al 31 dicembre che dopo che pensa di fare, ecco, che lavoro allora, fa. Ok, le rispondo tutte e due le domande. Praticamente io non ho fatto diciamo una richiesta per un discorso di perdita del lavoro. Noi siamo dei collaboratori, siamo dei professionisti, io sono un docente, ecco, e lavoro anche nel campo privato, quindi le posso dire, visto che si fa sempre questo riferimento, che per fare questo lavoro in cui io credevo, in questo progetto in cui io credevo, io rinuncio a degli incarichi di formazione perché sono incompatibili, che mi garantirebbero dal punto di vista economico anche più soldi di quelli che guadagno. Quindi sia chiaro questa cosa, non siamo come qualcuno un giorno ci definì degli scappati di casa, non siamo degli scappati di casa. Onorevole Mollicone, io le volevo dire soltanto una cosa: 352.000 posti di lavoro su 1.300.000, che sono questi, quelli che noi abbiamo gestito, parliamo di persone gestite dai centri per l'impiego. Io le posso assicurare che tra i miei beneficiari non ho un laureato, perché vivo al sud, e la maggior parte addirittura la quinta elementare, senza scolarizzazione, senza formazione. Quindi se mi permette, la nostra capacità di essere riuscita ad inserire 350.000 persone senza una laurea, senza una formazione, non bisogna assolutamente non vorrei usare un termine volgare, ci siamo capiti? 350.000 su 1.300.000, la maggior parte di esse nelle regioni del sud, anche per un discorso di equità sociale, ecco. Quindi non è responsabilità del navigator, di sottovalutare, sminuire quello governo. Che noi siamo riusciti a fare, ecco. No, è un fallimento del governo, non vostro. Fatemi sentire Pisani, però, perché Sergio fa un discorso importante. È chiaro che non è, diciamo così, non l'hanno voluto loro il reddito di cittadinanza, cioè, loro svolgono un lavoro che però Sergio dice io lo ritengo anche un momento importante, perché si vanno proprio a reintrodurre nel circuito del lavoro persone che magari in altro modo non persone sarebbero rientrate. Persone che domani, dottoressa, potrebbero avere un costo sociale superiore. Esatto. Persone che domani potrebbero avere un costo sociale superiore, sia chiaro. Però Pisani, noi parliamo in questo caso di Sergio, che è tanto giovane, con tutto il rispetto, siamo tutti giovani, ma 38 anni non rientra più nella categoria. Stato italiano fino a 35, quindi di poco. Sì, ecco, perché noi siamo sempre un po' per lo Stato italiano, appunto. Invece altrove sono già fuori di casa a 18 anni, fortunatamente. Esatto. Pisani, però che crea, no, poi un circolo vizioso, perché Sergio a dicembre probabilmente o torna alla sua professione o collaborazione, insomma è perennemente una situazione precaria a cui ci dobbiamo adattare comunque, però si devono adattare sempre gli stessi, appunto, quelli più giovani, gli altri comunque
il loro garantito lo hanno. Assolutamente no, e se posso, Sergio diceva una cosa importante quando parlava delle persone che assiste, facendo riferimento ad esempio ai bassi livelli di formazione, perché questo è un tema cruciale anche per le politiche attive del lavoro. Noi oggi siamo stati il paese che ha meno investito in formazione, a livello anche di paesi OCSE siamo il paese che ha il minore investimento europeo, e questo è un tema centrale che si lega poi anche al tema della povertà educativa, soprattutto nelle aree del Mezzogiorno, rispetto ad esempio alla quale noi chiederemo al governo in occasione della prossima legge di bilancio di provare ad individuare gli strumenti che ci permettano di contrastare appunto questa povertà educativa che caratterizza soprattutto alcune fasce del nostro paese, non soltanto nel Mezzogiorno ma anche alcune aree interne. E aggiungo soltanto una cosa, faccio un passo indietro. Io credo che il problema sia un po' strutturale, nel senso, noi oggi sappiamo che in Italia abbiamo più o meno 500 centri per l'impiego con 8.000 dipendenti che gestiscono più o meno 3 milioni di persone, a fronte di invece strutture in Europa completamente diverse. Faccio l'esempio della Svezia, che ha una popolazione che è un sesto inferiore a quella italiana, ma ha una percentuale molto più alta, arrivano a 30.000 persone che lavorano all'interno dei centri per l'impiego. Tra l'altro si tratta di persone, io sono contenta di sentire la storia di Sergio, perché si tratta di persone che vengono selezionate anche attraverso particolari qualifiche, e ci sono anche modelli per quanto riguarda l'occupazione giovanile. Questo perché io invece credo che le politiche per i giovani debbano avere una loro specificità, nel senso che devono essere politiche atte a ridurre il divario generazionale che ormai si è creato e che è evidente. Ci sono alcune strutture, ad esempio in Germania. Che cosa ha fatto la Germania? Lo dico brevemente, senza creare tra l'altro nuovi oneri per lo Stato, ha riorientato una parte dei centri per l'impiego unicamente sulla priorità giovanile, chiamandole appunto agenzie poi per il lavoro giovanile, ma in realtà sono veri e propri centri che offrono non soltanto la possibilità di supportare i giovani nel inserirsi nel mercato del lavoro, ma anche svolgono un'attività di consulenza per quanto riguarda l'orientamento formativo, offrono assistenza psicologica ai giovani che vivono magari in contesti sociali anche particolarmente disagiati. Per questo dico che a mio avviso la priorità giovanile deve invece continuare a sussistere. Bisogna però reimmaginare davvero, fare quello che spesso si è detto ma poi non si è mai fatto, cioè provare a cambiare la struttura dei nostri centri per l'impiego, a investire anche maggiori risorse, perché oggi noi sappiamo che lo stanziamento per quanto riguarda ad esempio anche il finanziamento dei centri per l'impiego è bassissimo anche rispetto alla media europea, e provare poi in qualche modo a rendere questi strumenti degli strumenti che effettivamente ci consentano di offrire una molteplicità anche di opportunità a chi appunto si reca presso gli stessi. Dottoressa, io volevo soltanto aggiungere una cosa, perché sì, prima sono stata chiamata in causa rispetto alla questione del pilastro, del famoso pilastro F, si faceva riferimento al pilastro giovani. In realtà io non voglio difendere nessuno, nel senso, noi siamo un organo consultivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma siamo un organo autonomo di rappresentanza giovanile, certo. Però esiste un pilastro soltanto in un paese europeo, che è la Francia. Negli altri paesi è stato fatto qualcosa, anche forse di più, sì, ma non esistono delle vere e proprie missioni. Questo perché? Perché diciamo, dipende da cosa intendiamo per politiche giovanili. Quando io parlo di politiche atte a ridurre il divario generazionale, ecco, è in questo modo che noi abbiamo valutato anche il PNRR del governo Draghi. Posso... cioè allora, abbiamo considerato l'8% e davvero chiudo, le misure direttamente generazionali, ma esistono poi misure potenzialmente generazionali. Allora, migliore poi trovati. No, assolutamente non in polemica, ma solo per fare una considerazione. Sono stati, per la parte di politica attiva del lavoro, stanziati circa 10 miliardi, poi c'è la parte di sostegno alla povertà. Di questi 10 miliardi, facendo il ragionamento che sono 350.000 le persone che sono state attivate al lavoro, poi bisogna vedere con che tipologia di lavoro, si quantizza circa 29.000 euro per persona per inserirli nel mondo del lavoro. Se ci fossero stati degli incentivi per singolo dipendente di 10.000, cioè un terzo, probabilmente le persone inserite nel mercato del lavoro, perché se gli dai 10.000 euro all'anno ad un'azienda, quella persona te l'assume,
potevano essere il triplo. Cioè questo è il problema fondamentale. Però è anche vero questa che... è la posizione di Fratelli d'Italia. Però è anche vero che Sergio ci dice che quelle persone lì comunque un'impresa non le avrebbe mai assunte, no, e invece noi le abbiamo aiutate. Ma questo è un lavoro che non si fa... No, ma il problema è che le professionalità come quella del signor Sergio sono assolutamente necessarie per potenziare i centri per l'impiego. Esatto. Cioè i centri per l'impiego sono un servizio pubblico in tutti i paesi e io sono dell'idea che la qualità professionale sia quella, ma il problema è il collegare il reddito di cittadinanza al servizio per l'impiego. Posso? Perché il servizio dell'impiego deve esistere con e senza il reddito di cittadinanza. Questo è il problema fondamentale. Non è la questione, perché tutto sommato, diciamo così, l'impegno meno gravoso è stato proprio per i navigator, che avranno, diciamo, assorbito una quantità frizionale di quell'investimento e hanno dato una grande produttività. Quindi, diciamo, i navigator hanno fatto un buon lavoro, ma questo lo devono fare indipendentemente dal fatto che la persona che ci hanno davanti percepisce il reddito di cittadinanza, perché lo devono fare per tutti i disoccupati, anche per quelli che non lo percepiscono, certo, il reddito, certo, di cittadinanza, certo, perché questi percorsi di inserimento nel lavoro sono essenziali per riavvicinare domande e offerta. Questo voglio dire, non è che c'è una questione, diciamo, automatica. Se si faceva un incentivo alle aziende di assumere persone in questo modo, con i navigator o comunque con i centri per l'impiego più strutturati, questa cosa poteva produrre più occupazione. È una cosa logica. Questa è la posizione Fratelli d'Italia. Di Fratelli d'Italia. Vabbè, volevo sentire Gianni Trovati, perché ho l'impressione, Gianni, che quell'alleanza generazionale per uscire dallo stallo citata da Mattarella sia però molto complicata in questo paese. Io non so perché, ma invece vedo sempre più una discrepanza è un gap anche con delle disuguaglianze sociali, se si va avanti così. Ma allora, un paese che negli ultimi 20 anni prima del Covid non è praticamente cresciuto, è stato l'unico paese europeo e occidentale in stagnazione più o meno perenne, vede ovviamente aumentare le proprie divaricazioni sociali a danno altrettanto ovviamente dei più deboli sul piano sociale. Quindi noi in questi 20 anni di allegra stagnazione in cui abbiamo parlato tutti gli anni delle pensioni e non abbiamo invece parlato mai delle politiche attive del lavoro se non facendo grandi discorsi ideologici, abbiamo visto crescere le differenze nord-sud, le differenze uomo-donna, le differenze fra i garantiti e non garantiti, eccetera, eccetera, eccetera. Perché un paese in stagnazione vede aumentare per legge, diciamo così, fisica, le proprie diseguaglianze sociali. Sul reddito di cittadinanza, anche qui si è fatto, come dire, il dibattito sul tema fin dal suo nascere è accompagnato da un tasso di ideologia francamente insopportabile. Da quando abbiamo abolito la povertà dal balcone, adesso dobbiamo buttare via tutto, navigator, reddito, poveri, ricchi, tutto via, buttiamo tutto a mare. Ecco, tra i due estremi, diciamo così, c'è un ampio spazio invece per una riflessione un filino più razionale. Ovviamente nel reddito e nella narrazione che lo ha accompagnato si sono confusi due strumenti che fra di loro non sono neanche lontanamente parenti, cioè quello del sostegno contro la povertà per chi, esatto, per varie ragioni non è una politica possibilitato a partecipare al tasso di occupazione, e quello delle politiche attive sul lavoro, anche lì con una narrazione, come si usa dire, un po' pelosa, no? La app, i Mississippi e tutte quelle robe lì. Allora, il punto è il seguente. In base ai dati che venivano forniti appena adesso da Izzi, 193.000 i contratti ancora attivi su una platea di 1,5 milioni fa circa il 12,8-13%, che non è tanto, non è poco, ma vuol dire che l'87% non ha contratti ancora attivi. I PUC, i piani di utilità sociale dei comuni, che dovevano essere lo strumento di impiego, diciamo così, dei titolari di reddito di cittadinanza in attesa di trovare un lavoro nel mondo del lavoro non assistito, in molti comuni non si sono mai affacciati, basta fare una indagine, diciamo così, qua e là per i comuni, anche perché non si è mai ben capito come si potessero gestire, a cosa dovessero essere indirizzati, eccetera, eccetera.
Perché succede questo? Perché quando tu introduci uno strumento con un elevatissimo, più alto è il tasso di ideologia che lo accompagna, più bassa è l'attenzione alle ricadute applicative, e quindi si determina un'infinità di paradossi, l'ultimo dei quali, ciliegina sulla torta dei paradossi del reddito di cittadinanza, sarà prendere i 3.000 navigator, averli selezionati, averli fatti lavorare in un contesto difficilissimo, perché se uno fa il collaboratore di un centro per l'impiego, e i centri per l'impiego sappiamo mediamente in che tipo di condizioni sono, non è esattamente una cosa facile, l'ultimo paradosso sarà prendere e dire grazie, arrivederci, è stato molto bello, andate a casa, così creiamo 3.000 posizioni lavorative in meno. Naturalmente non è quello il punto è quello dei controlli e del decalage. Salvini nella conferenza stampa che avete detto ha indicato un po' di cose, io ho l'impressione che Draghi le sapesse da solo e avesse già l'intenzione di farlo prima, però questa è una mia personale impressione che nulla c'entra con la Allora, io devo correre in pubblicità, saluto e ringrazio Sergio, mi ha fatto molto piacere parlare con lei e sicuramente ci rivedremo perché questo punto è un tema di anche questo di queste settimane, e al rientro parliamo in coda di questa trasmissione, perché tra poco si inizia a discutere al Senato del DDL Zan, tra poco. Io voglio precisare che il DDL Zan approvato alla Camera lo scorso novembre non è un testo che è stato immutato dall'inizio alla fine dell'iter, ha subito tantissime mediazioni, perché la mediazione è il sale della democrazia, la mediazione di per sé non è negativa, si media sulla base delle diverse sensibilità, e abbiamo mediato su tante cose. Ora è inutile adesso stare a dire articolo qui, articolo di là, dobbiamo prima innanzitutto superare il voto di domani, perché se passa quella tagliola la legge è morta e dunque non possiamo discutere di niente. Se domani riusciamo a superare questo ostacolo si apre un dialogo, e io spero che questo dialogo, che ovviamente deve incontrare i punti diversi, non è che dobbiamo, cioè la mediazione è una cosa che si fa assieme, non si fa da una parte o dall'altra, si fa assieme per trovare un punto d'incontro. Allora, domani è oggi ed è un giorno importante per il DDL Zan. Poco fa Alessandro Zan ha detto se la tagliola dovesse passare la legge sarebbe morta, lo ha ripetuto, spero che Casellati non conceda il voto segreto perché insomma tutto passa anche per questa decisione. Non si è voluto trattare, dice Alessandro Zan, perché è inutile rivedere un articolo di qua e un articolo di là, invece voi volevate rivederlo, no? No, ma io ho votato questo testo alla Camera, così cos'era, l'avrei rivotato allo stesso modo. Allora perché noi abbiamo visto quello che è successo già sulla pregiudiziale, c'era stato un voto di differenza con il voto palese, un voto di differenza che ha garantito in qualche modo la prosecuzione della discussione. La nostra preoccupazione, che ovviamente voteremo anche contro le mozioni di Lega e Fratelli d'Italia per il non passaggio agli emendamenti, quindi diciamo non è quella la posizione di Italia Viva che in questo momento è rilevante, la nostra preoccupazione è che avendo in voto palese un solo voto di differenza si rischia, se passasse il non passaggio agli articoli, di posticipare la discussione almeno a 6 mesi. Per questo motivo Zan dice che la legge è morta. Per questo motivo noi pensavamo che si dovesse entrare subito nel merito, in modo tale da poter far ritirare anche queste mozioni. Dopodiché, il tema di fare il braccio di ferro, secondo me, è un po' una disfatta della serietà, perché noi sappiamo che ci stiamo giocando con la monetina la vita delle persone. Io sono tra quelli che ha non solo sostenuto ma anche firmato i primi provvedimenti relativi alle leggi antidiscriminatorie che dovevano estendere la legge Mancino e la protezione per tutte le categorie di persone, secondo trans, omo, lesbiche, qualsiasi tipo di discriminazione non poteva essere accettata. Il fatto di andarsela a giocare in un voto segreto, si può fare anche l'appello alla Casellati, ma quelli sono elementi regolamentari che non attengono ad una volontà politica in senso stretto, rappresenta secondo me un rischio,
un rischio che non va corso, un rischio che secondo me può essere scongiurato se si ragiona su un tempo nel quale trovare degli elementi di mediazione. Ovviamente non è che vanno bene tutte le mediazioni, ci sono mediazioni che possono essere accettabili e mediazioni che meritano anche il braccio di ferro. Se Letta ha aperto alla mediazione, e io avevo apprezzato questo passaggio, non capisco per quale motivo adesso si dice si va allo scontro sul voto segreto, sul primo voto segreto. Io questo non capisco, perché non sono venuti al tavolo della trattativa l'EU, il Movimento 5 Stelle, cioè è come dire Letta dice una cosa ma noi tanto facciamo di tutto per non far procedere questa mediazione. Si vede che non c'è lo stesso interesse. Io l'interesse è proteggere le persone e ad avere una legge che sappia e a portare a casa una buona legge, perché io non sono per qualsiasi tipo di mediazione, io sono per portare una buona legge, e cioè per proteggere tutte le persone che meritano protezione e nello stesso tempo avere anche l'accordo dei gruppi parlamentari alla Camera, perché evidentemente non si potrà fare una mediazione al Senato senza che questa sia condivisa anche alla Camera. Senta Mollicone, poco fa, perché tutto sta ovviamente, essendo il tema di oggi, avvenendo adesso, Ostellari, che è il presidente della Commissione Giustizia del Senato, ha detto se oggi in Senato passerà la tagliola sul DDL Zan significa che la maggioranza del Senato ha deciso che quel testo non è il testo ideale, che quindi ci sarà la necessità fra 6 mesi, come diceva Migliore, di riprendere un nuovo testo concordato. Assolutamente, questa non è solo una procedura, ovviamente la scelta di questa procedura che è stata presentata anche da Ignazio La Russa di Fratelli d'Italia e da Calderoli della Lega è proprio per affossare una legge che è liberticida, al contrario di quello che diceva il collega Migliore di Italia Viva, che mentre appunto sostiene questa legge, l'ha votata anche alla Camera, il suo leader di partito vola in Arabia Saudita. No, però questo che c'entra, no, adesso c'entra con tutte quelle persone che ci stanno ascoltando? Perdonami, perdoni, c'entra assolutamente, c'entra per la cosa politica, per lo scambio politico. È incongruente sul posizionamento di Italia Viva. Sì, detto questo, per tutte quelle persone che sono di là e che vivono questo tipo di discriminazione. Matteo Renzi è il leader di Italia Viva, Senato, quindi ha un atteggiamento incongruente, mi sembra un fatto politico importante. Detto questo, nel merito, è una legge liberticida, perché il nostro ordinamento già prevede di perseguire reati d'opinione contro ogni orientamento sessuale e tutela tutti gli orientamenti sessuali. Non solo, ma per i parlamentari e per tutte le associazioni cattoliche, ricordo la presa di posizione di Papa Francesco sul gender, l'articolo 7, che appunto ribadisce che chi segue l'ispirazione cattolica. Ma mi dici dove è scritta la parola gender? Voglio solo dire una cosa, perché io di questo ne ho parlato con Zan, è un costituzionalista prima dell'estate. Io la legge l'ho letta e l'ho portata, tra l'altro è semplicissima, sono 4 paginette con pochi articoli. Confermo che non c'è la parola gender. Se poi il timore è di andare in un'altra direzione, quello lo posso comprendere. Se il Vaticano, e mantengo ovviamente il rispetto della differenza tra lo Stato del Vaticano e l'orientamento religioso e il Parlamento italiano, ci mancherebbe altro, ma se il Vaticano si è espresso per la prima volta formalmente contro, perché dice che la legge Zan mette in discussione i generi biologici maschile e femminile e mette in discussione apre alla fluidificazione del gender, è assolutamente corrispondente al vero. In più l'articolo 7 prevede l'istituzione della giornata nazionale contro l'omofobia, prevedendo inoltre l'organizzazione di cerimonie, leggo letterale, incontri e ogni altra iniziativa utile. Questo significa aprire alla ideologia gender, e segnalo, approfitto di questo spazio, Migliore, rispetto, non ti ho interrotto, se posso parlare, se posso, c'è ancora persone, la libertà di esprimere le proprie opinioni, certo, o no? Come no? Segnalo e approfitto di questa occasione, gradita occasione, per segnalare che ho visto il film della Marvel, Gli Eterni, alla festa del cinema, e mentre in America ha il limite di 13 anni, qui in Italia ha il limite di 6 anni. Nel film
che dura 2 ore e mezza, c'è uno spot con alcuni protagonisti sul bacio omosessuale, sull'adozione omosessuale maschile, amplessi, cioè eterosessuali, sull'adozione maschile, che sesso ha? Adozione l'amore, maschile, l'amore omosessuale, a bambini di 6 anni. E noi faremo, un question time l'amore al ministro Franceschini, che è cattolico, per capire se è corrispondente alla legge italiana. In America, ricordo e sottolineo, è vietato ai minori di 13 anni. In Italia verrà diffuso novembre in tutti i cinema per una ai bambini di 6 anni, questo è un manifesto, vuol dire fatto che sono diffondere violenti. Il pensiero unico va gender bene, noi siamo contrari a questa visione, siamo favorevoli alla tutela del, ovviamente la persecuzione di ogni offesa di ogni, ma è già prevista dal nostro ordinamento, per cui siamo assolutamente in linea con quello che è il comune senso, il buon senso comune, l'orientamento anche cattolico che è prevalente in Italia e il nostro ordinamento giuridico che già contempla tutte le casistiche. E quindi potete aiutare a contemplarle. Noi siamo contro e speriamo che venga bocciato, non si discuta nemmeno. Ecco, questo l'ho via. Capito. Molto democratico. Pisani, chiedo aiuto. È previsto dal Senato. Chiedo, chiedo, vedremo. Infatti, ma vedremo come va. Pisani, chiedo a lei, Presidente Consiglio Nazionale Giovani, che c'è sempre questa parola appunto che è nel suo sottopancia, perché io quando ascolto questo tipo di, poi diciamo si mette sempre tutto insieme, si parte da un testo, da una legge, si mette dentro il film, secondo me questo non fa bene mai alla chiarezza e al dibattito e al passaggio di informazione. Però io poi ho anche l'impressione che i ragazzi alla fine, ma anche all'inizio, siano sempre molto più avanti di noi. A 6 anni? Anche a 6 anni, guardi, ho 2 figlie, certo. Le assicuro che io nelle pure, classi a 6 anni per i telefonini gira qualunque cosa, a anche sei di anni più. No. Le assicuro che gira. Prego, Pisani. Guardi, la faccio semplice, sarò brevissima. Bisogna, a mio avviso, garantire pari diritti a tutti e penso che l'estensione di un diritto non possa nuocere a nessuno. Quindi rispetto a quello che io penso in generale della questione, penso che la garantia, onorevole, è un mio pensiero, come lei ha il suo pensiero, io ho il mio pensiero. Il mio pensiero è che garantire... Mi scusi, c'è libertà di espressione e non dobbiamo pensarla tutti uguali. Come persona che ha una come tutti voi noi siamo quindi rappresentanti di partito, la dottoressa la Pisani no. Che cos'è? Fa parte e non della può dire la sua su un'altra cosa? Assolutamente, però dico, non si presenti come terza. È una mia opinione personale, infatti, onorevole. Prego. Penso di poterlo fare essendo una cittadina italiana, quindi a prescindere dal mio ruolo posso, penso come tutti, avere una libertà di manifestare terza. Il mio pensiero. E tra l'altro non sto entrando nel merito del DDL, ma sto dicendo semplicemente che quando si tratta di diritti, dovremmo tutti interrogarci e lavorare per garantire a tutti le stesse opportunità e soprattutto lavorare insieme in generale per contrastare qualsiasi fenomeno di violenza, di odio, di discriminazione. E la mia libertà di espressione anche in questo penso debba essere anche in questa occasione garantita. Gianni Trovati, in qualità di giornalista, anche qui c'è un po' di bandierine, certo, che vengono messe e comunque insomma da un certo punto di vista anche tra virgolette scontate, no? Alcune forze politiche rappresentano da sempre alcune posizioni, quindi non è una novità. No, certo, ci sono molte bandierine, sono quasi solo bandierine in verità, alcune appunto scontate come quelle che abbiamo appena sentito, altre meno scontate, perché poi alla fine bisogna guardare all'atto pratico. Chi è contento della situazione che si è venuta a creare con la prova del fuoco che attende il DDL Zan oggi in Senato? È più contento chi vuole che il DDL Zan passi o è più contento chi lo vuole, come è stato detto, affossare? La mia impressione abbastanza evidente è che questa condizione faccia un piacere a chi vuole affossare il DDL in modo tale che non se ne parli più, eccetera, eccetera. Mi pare che si siano create le condizioni perfette per arrivare a questo risultato. Significa aver fallito su un piano politico strada per mettere in sicurezza un risultato diverso. Questo mi sembra assolutamente evidente e questo prescinde dal merito. Poi, se posso dire fulminamente una roba sul merito, ma l'idea, come è stato detto, che un disegno di legge, qualunque esso sia, possa incidere sul patrimonio genetico, delle differenze genetiche
fra i sessi, ecco, no, siamo un po' più tranquilli, insomma, i disegni di legge in Italia, già in Italia le leggi non riusciamo ad attuare quelle normali, figuriamoci se riusciamo a incidere sul patrimonio. Ecco, appunto, grazie a Gianni Trovati, grazie a Pisani, grazie a Mollicone e a Gennaro Migliore. Adesso c'è Andrea Pancani con Coffee Break. Naturalmente di questo tema, come di altri, ma principalmente immagino di questo tema, parleremo anche domani, vedendo la giornata di oggi. Arrivederci.